Buonasera, procediamo con il secondo appello. Grazie, dottoressa. Buonasera, Asciutto Franca, Augello Carmelo, Cervo Ferdinando, Ciarlantini Daniela, De Simone Emiliano, Fierli Stefano, Fioravanti Sabrina, Garau Roberto, Grando Alessandro, Marchetti Renzo, Marcucci Gianfranco, Marongiu Daniela, Marongiu Silvia, Mollica Graziano Amelia, Monaco Pasquale, Moretti Filippo, Pagliotta Crescenzo, Panzini Lorena, Paparella Fabio, Pascucci Alessio, Penge Marco, Perretta Pierpaolo, Risso Manuela, Rosolino Riccardo, Trani Eugenio. Sono 20 presenti e 5 assenti, prego. Grazie dottoressa, la seduta è valida. Prima di iniziare i punti all'ordine del giorno, ha chiesto di fare un intervento il sindaco e poi abbiamo le due domande d'attualità. Prego, sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti, buonasera a chi ci segue in diretta su Centro Mare Radio. Volevo fare una comunicazione al Consiglio, ai cittadini che ci ascoltano o che rivedranno la seduta registrata prossimamente. In merito al problema dei cali di pressione che si sono verificati nella giornata di ieri, in particolare nelle ore serali. Oggi abbiamo diramato un comunicato stampa per chi ha avuto occasione di leggerlo e credo che sia stata pubblicata anche integralmente la lettera che abbiamo inviato a mia firma al presidente di Acea, facendo presente, le criticità che tra l'altro avevamo già ampiamente preannunciato, come ci siamo detti anche in quest'aula, e che pretendiamo vengano immediatamente risolte. Noi non abbiamo, noi, insomma, i nostri tecnici ovviamente, che hanno titolo anche per competenza per farlo, abbiamo contestato ad Acea una serie di interventi che sono stati messi in campo, dal gestore. E ne abbiamo parlato anche nell'ultimo Consiglio Comunale, lo ricorderete, uno tra questi, per esempio, i famosi regolatori di flusso che a detta del gestore hanno uno scopo diverso invece da quello che poi secondo noi è il risultato finale, cioè servono ad Acea a evitare le rotture della rete piuttosto che a fornire un buon servizio ai cittadini. Quindi oggi, come dicevo, l'ennesima lettera indirizzata ad Acea, questa volta direttamente al Presidente per conoscenza alla Segreteria Tecnica Operativa. È una questione veramente, per quanto mi riguarda, vergognosa, ma se non altro perché questi problemi erano stati ampiamente anticipati, come vi abbiamo detto, come abbiamo scritto anche per comunicare con la città, e nonostante questo, poi alla fine siamo nuovamente a dover parlare di problemi, di carenza idrica, di disagi in tutti i quartieri della città. Ora pare, questo poi magari se il consigliere Moretti vorrà integrare questa mia comunicazione con qualche aspetto un po' più di natura tecnica, pare che il disservizio sia stato causato da un problema tecnico all'impianto, poi vediamo quale sarà stata la spiegazione di turno, ma tanto c'è sempre una spiegazione di turno, questo è il problema, c'è sempre un qualcosa che non va, c'è sempre un qualcosa che secondo loro è fatto in un determinato modo, secondo noi e secondo i nostri uffici dovrebbe essere fatto in maniera diversa, quindi continuiamo ovviamente a stare con la guardia altissima, specialmente in questo periodo estivo, per tutti i cittadini è un problema enorme. Il fatto di non poter avere acqua al ritorno a casa per cucinare, per l'igiene personale, pensiamo anche alle attività commerciali, cioè, è un danno veramente di grandissima entità. Problemi di questo genere si sono verificati anche quando l'acqua la gestivamo direttamente con Flavia Servizi, ma a differenza di oggi, almeno lì avevamo la possibilità di alzare il telefono, intervenire immediatamente oppure di ricevere immediatamente una telefonata se c'era un disservizio e poterlo comunicare alla città, magari dare un orizzonte temporale sui tempi di riparazione. Oggi noi navighiamo al buio, cioè noi ieri sera abbiamo ricevuto, penso un po' tutti voi, essendo consiglieri comunali, avendo insomma il compito e l'onore di rappresentare i cittadini, abbiamo ricevuto telefonate, messaggi. Anche abbastanza, insomma, no? Con un po' di veemenza, eppure giusto, da cittadini che ignari di tutto chiedevano qualche spiegazione, ma
problema è che eravamo ignari anche noi, perché nessuno ci ha comunicato nulla, quindi oltre al danno anche la beffa di non essere aggiornati costantemente su quello che succede sulla nostra rete, perché fino a prova contraria è sempre la rete del comune di Lavispoli gestita da un gestore che ci è stato imposto purtroppo. Quindi questa era la comunicazione che volevo fare per, insomma, spiegare quantomeno a chi non ha avuto modo di leggere oggi il comunicato stampa che abbiamo diramato quello che è successo, quello che sta succedendo ormai da diversi mesi a questa parte, e poi, come dicevo, se il consigliere Moretti vuole dare qualche elemento in più sarà sicuramente utile. Grazie. Grazie sindaco. Consigliere Moretti, per alcune precisazioni. Prego. Grazie Presidente, io non posso aggiungere, diciamo, ufficialmente, tecnicamente, informazioni che ACEA si rifiuta di darci, perché quando cerchiamo di interagire tecnicamente si, diciamo, trincerano dietro la possibilità che hanno effettivamente di gestire il servizio in piena autonomia. Quello che gli abbiamo sempre contestato è che sarebbe stato necessario fare degli interventi contingenti per superare il periodo estivo e poi pensare a quelli più grandi che dovrebbero risolvere definitivamente i nostri problemi. È quello che ci siamo detti un po' l'altra volta. Quello che non torna è che ieri sera è mancata l'acqua contemporaneamente sia alla parte urbana sia alla parte periferica della città, quindi di solito quando si ferma un impianto una delle due zone è fatta salva, perché come sapete abbiamo due sistemi distinti di approvvigionamento, uno è il pozzo e l'altro sono le sorgenti. Ieri sera, per effetto sicuramente dello svuotamento del serbatoio, ci siamo trovati con tutta la città nella parte alta priva d'acqua, nella parte bassa con una pressione che non consentiva nemmeno l'avviamento delle caldaie e dei dispositivi che utilizzano l'acqua. La lettera che ha fatto oggi il sindaco vuole richiamare ACEA alle sue responsabilità, ma soprattutto ai suoi impegni di stagione, perché quello che è successo l'avevamo ampiamente previsto e l'avevamo preannunciato ad ACEA. Ad onore del vero avevamo dato loro anche soluzioni per poter superare indenni il periodo estivo. Noi ci riuscivamo con dei mezzi molto inferiori e con delle disponibilità economiche di gran lunga più basse. Gli incontri che abbiamo fatto nell'ultimo periodo pare che non abbiano sortito l'effetto desiderato, perché ACEA continua a rifiutare i nostri suggerimenti e continua ad agire tecnicamente secondo dei criteri che, ecco, danno questo come risultato. È chiaro che nei prossimi giorni chiederemo di incontrarli di nuovo per capire se si riuscirà a superare indenni tutto il periodo estivo, che, insomma, stando a quello che facevamo noi prima, dovrebbe durare fino intorno alla metà di settembre. Vedremo come andrà. Grazie consigliere Moretti. Andiamo in ordine di arrivo per le domande d'attualità. Consigliere Marcucci. Grazie Presidente, buonasera a tutto il Consiglio Comunale. Allora, una domanda, la leggo. Allora, numerosi cittadini ci hanno contattato per avere informazioni sull'incontro che il sindaco ha annunciato di voler convocare immediatamente con i gestori locali che organizzano serate musicali. Tale incontro è stato menzionato durante il dibattito sulla mozione misure di contrasto all'inquinamento acustico svoltosi lo scorso 23 luglio e successivamente in un'intervista rilasciata a civonline.it. Inoltre desideriamo sapere se ci sono aggiornamenti riguardo a un incremento della presenza delle forze dell'ordine, in particolare nelle ore notturne e nelle aree più problematiche per la sicurezza e l'inquinamento acustico. Grazie. Grazie. Prego, sindaco. Sì, praticamente credo due giorni dopo, 48 ore dopo il Consiglio Comunale in questione, in cui abbiamo trattato l'argomento, abbiamo fatto un incontro qui in aula consigliare, in cui erano presenti diversi gestori di locali che effettuano intrattenimento musicale, non erano presenti tutti, insomma, immagino anche per problemi lavorativi o non so per qualche, insomma, altra ragione, però nell'ambito della collaborazione che deve esserci tra l'amministrazione comunale e l'impresa del territorio abbiamo, come ho detto, ritenuto quantomeno doveroso fare un incontro dove abbiamo investito i gestori dei locali. Abbiamo fatto notare che purtroppo ci sono problemi che i cittadini lamentano di disturbo della quiete, quindi, insomma, tutto quello che sappiamo. Ho fatto notare loro che è evidente che tra un'attività commerciale che, per carità, giustamente chiede di poter fare musica e la tutela della salute dei cittadini, prevale sempre e in ogni caso il secondo elemento, e quindi, come si dice dalle nostre parti, uomo avvisato, mezzo salvato. Ho, diciamo, già
preannunciato che di fronte a continui, diciamo così, problemi di questo genere, ovviamente accertati e verbalizzati da chi di dovere, per quanto mi riguarda, pubblicare un'ordinanza per dire che la musica non si fa o che si finisce a mezzanotte è una cosa veramente semplicissima. Ho il modello già pronto sul computer, quindi ripeto, capisco che non è facile far coincidere le esigenze di tutti, ma con un po' di buona volontà sicuramente questi problemi non ci sarebbero, tant'è che di fatto si verificano non in tutte ma solamente in alcune attività che evidentemente non si rendono conto, oppure si rendono ben conto del disagio che causano, ma non sono intenzionati a fare, diciamo, a rispettare le regole. E subito dopo, insomma, quel consiglio comunale, tra l'altro, ho anche inviato una nota al commissariato distaccato di polizia di Ladispoli, alla stazione dei carabinieri, alla guardia di finanza, all'ufficio locale marittimo di Ladispoli, alla polizia locale, ad Arpa Lazio e per conoscenza al prefetto di Roma. Allegata a questa lettera c'era l'atto di diffida che ho ricevuto da alcuni cittadini, alcuni dei quali erano presenti quella sera, chiedendo a ciascuno dei destinatari di attivarsi, ciascuno per le proprie competenze, per fare i dovuti controlli, monitoraggi e verifiche del territorio. Al momento, dal 26, quindi insomma sono passati pochi giorni, non ho ricevuto alcun riscontro scritto, però chiedo al Presidente di inserirlo agli atti del Consiglio Comunale, e comunque è un atto protocollato, quindi chiunque, insomma, anche se serve ai consiglieri comunali, se volete potete averne copia, oppure ve lo invio via mail, se volete, insomma è una cosa che possiamo fare tranquillamente. Grazie Sindaco, procediamo con la seconda domanda d'attualità. Consigliere Garau. Sì, grazie Presidente, buonasera ai presenti e a chi ci ascolta. La domanda attualità è in qualche modo la comunicazione che ha fatto il Sindaco sulla questione acqua e sul disservizio che ormai la città sta subendo, i cittadini stanno subendo in modo vergognoso, come giustamente ha affermato il Sindaco. Ci ricordava anche il delegato che sono stati fatti degli incontri dove sono state suggerite delle soluzioni o comunque degli interventi che con Flavia Acqua si facevano per sopperire a questo tipo di problemi. Personalmente non ricordo con Flavia Acqua che ci siano stati problemi così gravi e pesanti di rifornimento d'acqua. Apprezziamo molto il comunicato, però invitiamo anche a un'ipotesi di un'azione più forte anche a livello legale, se è possibile, perché crediamo che i cittadini, oltre alle bollette salate che ricordava nel comunicato il Sindaco, è soprattutto un fatto, insomma, di igiene, di servizio, appunto, che è impossibile pensare, improponibile pensare che in una città come Ladispoli non esca acqua dai rubinetti come se fossimo in altre parti del mondo, e quindi credo e invito l'amministrazione comunale e il Sindaco a verificare tutte le possibilità, tutte le strade, perché poi non vorrei che, come già detto, questo ce l'ha affermato anche il consigliere Moretti, già sono stati fatti incontri, già sono stati sollecitati più volte, e quindi non vorremmo che tutto rimanesse carta straccia e appunto che i vostri appelli e gli appelli dei cittadini non venissero ascoltati. Quindi l'invito che faccio è, oltre appunto aver letto adesso il comunicato del Sindaco, ripeto ancora una volta, apprezzabile, però invitiamo un'azione ancora più energica, ripeto ancora una volta, considerando anche un'ipotesi di un'azione legale. Grazie. Grazie consigliere Garau. Sindaco. Sì, diciamo che la domanda era stata in qualche modo anticipata dalla comunicazione, ma volevo anche dire che noi ovviamente non escludiamo nulla, sia eventuali azioni di natura legale che vanno verificate ovviamente, ma non le escludiamo, come dicevo, sia anche eventualmente una protesta da organizzare direttamente a Piazza Ostiense. Prendiamo il treno, lo riempiamo, scendiamo a Piazza Ostiense e vediamo se qualcuno ci ascolta e se magari finalmente il problema si risolve o quantomeno si attutisce in maniera più, insomma, accettabile. Quindi credo, ma non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, però è un modo di dire così retorico, che questo sia un problema che ci unisce, no? Che non credo che da questo punto di vista
ci siano barriere ideologiche o politiche. È un problema della nostra città, è un problema che può essere anche serio a livello di salute delle persone, crea un danno economico, crea un danno d'immagine, crea un danno sotto tutti i punti di vista. Quindi noi come amministrazione ovviamente facciamo il nostro, scriviamo, incontriamo, proponiamo, protestiamo anche pubblicamente per cercare anche di sortire un effetto mediatico che possa poi dall'altra parte mettere in condizione di sentirsi sotto pressione e dover intervenire nell'immediato. Agiremo anche tra virgolette per le vie politiche, magari cercando attraverso i nostri riferimenti di poter sollecitare la cosa anche a livelli diversi. Invito tutti i consiglieri a fare altrettanto nei limiti del possibile per appunto una battaglia che sicuramente ci accomuna e che riguarda il bene della nostra città. Grazie. Grazie Sindaco. Prego. Sì, una richiesta semplice, visto che anche oggi siamo andati in seconda convocazione. Io chiedo al Consiglio Comunale, ai consiglieri comunali, di rispettare i colleghi, perché comunque per venire qui alle 6 noi comunque lasciamo il nostro lavoro. Se si viene alle 6:30 si deve venire alle 6:30, se si viene alle 6 cerchiamo di essere tutti puntuali perché si va sempre in seconda convocazione. Quindi credo che nel rispetto del Consiglio Comunale, nel rispetto del lavoro dei consiglieri, vadano rispettati i tempi. Mi permetta, scusi Presidente, però ci tenevo a precisarle e a chiedere ai colleghi di essere un pochino più precisi, chiaramente proprio per rispettare il lavoro di tutti, anche degli stessi tecnici che sono qui, della segretaria che è qui, era qui alle 6, di noi che eravamo qui alle 6. Grazie. Grazie consigliere Ferrantini. Consigliere Garau, prego. Sì, no, grazie Sindaco. Noi ci siamo come gruppo politico, come ha detto giustamente lei, è un problema che unisce questo e quindi noi ci siamo. Al di là dei contatti politici superiori e la sensibilizzazione che dobbiamo fare nei confronti di qualche parlamentare, ma insomma non è questa, io credo, il modo di risolvere un problema così. Ripeto ancora una volta, siccome ce l'ha detto e ce l'ha confermato il consigliere Moretti, che giustamente voi avete fatto vari incontri, avete anche suggerito delle soluzioni e sembrerebbe da quello che ci avete detto non vengano raccolte e anzi addirittura non interloquiscono con l'amministrazione, io credo che l'azione deve essere fatta con forza, rivendicando a nome di tutta la città un diritto sacrosanto che è quello di avere l'acqua in casa. Quindi organizziamo una manifestazione sotto l'aspetto politico e noi ci siamo, ma organizziamo anche la parte legale, perché io sono convinto che, visto che è trascorso un po' di tempo da varie segnalazioni che stanno avvenendo, è necessario fare un'azione anche di tipo legale. Comunque grazie, noi ci siamo. Grazie. Procediamo con la trattazione dei punti all'ordine del giorno. Al primo punto abbiamo integrazione e affidamento di servizi strumentali a supporto dell'ufficio tributi alla società partecipata Flavia Servizi. Approvazione clausola integrativa, contratto di servizio. Prego Sindaco. Grazie Presidente, ringrazio il dottor Barbato che è qui presente, che come sapete tra le varie si occupa anche della partecipata Flavia Servizi, e la dottoressa Costantini ovviamente che è il dirigente dell'area. Come già preannunciato qualche settimana fa, quando abbiamo approvato una variazione di bilancio proprio per finanziare questo servizio, oggi andiamo a integrare la convenzione che abbiamo in essere, il contratto insomma che abbiamo in essere con la Flavia Servizi per quanto riguarda il servizio di supporto per quanto riguarda il servizio di tributi. E proprio nell'ottica di continuare a potenziare Flavia Servizi, a migliorare i servizi, insomma a cercare di dare una risposta migliore ai cittadini e ovviamente di migliorare l'efficienza della nostra azione amministrativa, abbiamo ritenuto necessario integrare con una ulteriore figura che dovrà fungere da ammesso notificatore e con una figura che faccia, diciamo, da raccordo tra l'ufficio e i dipendenti della Flavia che lavorano negli uffici al piano terra. Questo proprio perché insomma si tratta di questioni anche complesse, di norme, regolamenti che cambiano in maniera anche repentina, quindi bisogna essere, diciamo, pronti a dare risposte e a confrontarsi con in particolare il dottor Barbato, con la dottoressa Costantini quando c'è bisogno. Quindi questa figura
di coordinatore avrà proprio il compito di fare da raccordo e di garantire che ovviamente quando il cittadino viene allo sportello e chiede un'informazione o chiede una rateizzazione o chiede un qualsiasi altro intervento da parte dell'ufficio, i nostri dipendenti siano nella condizione, se magari hanno bisogno anche di un consulto, se hanno bisogno di una interpretazione o quant'altro, di avere una figura che nell'immediato possa dare loro una risposta. Questa figura, mentre il messo, diciamo, l'altro dipendente lo prevediamo al 100%, questa invece è una figura che prevediamo al 50%. Quindi andiamo ad approvare, diciamo, l'atto integrativo della convenzione, sì, del contratto che è già in essere. Non so se il dottor Barbato vuole aggiungere qualcosa, altrimenti se ci sono domande, abbiamo già ovviamente effettuato anche la commissione bilancio qualche giorno fa, siamo a disposizione. Grazie. Grazie sindaco, ci sono interventi? Nessun intervento? Dichiarazione di voto? Nessuna. Possiamo mettere in votazione il punto numero 1 all'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? 5. Il punto è approvato. Procediamo per la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Come sopra. Contrari? Astenuti? Come sopra. Il punto è immediatamente eseguibile. Procediamo col punto numero 2 all'ordine del giorno. Articolo 175 e 193 del decreto legislativo 267 del 2000, assestamento generale e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Prego sindaco. Sì, anche questo punto al pari del precedente è stato discusso nella competente commissione bilancio, naturalmente è stato ottenuto il parere dei revisori dei conti che è favorevole. Si tratta di un provvedimento obbligatorio per legge che deve essere sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale entro il 31 di luglio, quindi si accerta come nel nostro caso che non ci sono condizioni di squilibrio per quanto riguarda la tenuta dei nostri conti. E si porta all'attenzione del provvedimento all'attenzione del Consiglio Comunale. La mancata approvazione degli equilibri equivale alla mancata approvazione del bilancio, quindi dopo le diffide quelle insomma canoniche che la prefettura manda, eventualmente c'è poi lo scioglimento del Consiglio. Non sarà il nostro caso, però insomma lo dicevo anche per spiegare ai nostri concittadini di cosa si tratta e che per quanto possa sembrare un atto di routine, in realtà è un atto fondamentale per quanto riguarda il prosieguo dell'amministrazione comunale in carica. Quindi dicevo, con questa delibera, poi il dottor Barbato andrà un po' più nel dettaglio indicando dei numeri, dando delle indicazioni un po' più tecniche, con questa delibera accertiamo il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, e prendiamo atto che non sono necessarie nuove variazioni di bilancio ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio o passività potenziali, che le previsioni di bilancio, compreso il fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con l'andamento della gestione. Quindi insomma il nostro bilancio continua, come dicevamo nella seduta in cui lo abbiamo approvato, continua ad essere un bilancio in salute, chiaramente va monitorato costantemente perché ci vuole poco a magari perdere qualche entrata e a trovarsi in difficoltà, però nell'ottica di una sana e prudente gestione fino ad ora siamo sempre riusciti a far quadrare i conti, a finanziare i servizi, le opere di miglioramento della città, e quindi io per questo voglio nuovamente, e non ci stancheremo mai di farlo, ringraziare in particolare il dottor Barbato, la dottoressa Costantini, tutto il loro ufficio che si occupano del bilancio da vicino, ma poi in generale tutta la macchina amministrativa, perché è un lavoro ovviamente di squadra che interessa tutti e non solo chi poi ha il compito importantissimo e insomma veramente cruciale di mettere i numeri nero su bianco. È un lavoro complessivo e quindi è un'altra occasione per ringraziare tutti i dipendenti comunali che fanno il loro lavoro egregiamente. Grazie. E lascio la parola, se Presidente, se certo, posso, al dottor Barbato, che voleva dare delle informazioni più dettagliate.
Buonasera a tutti, giusto per aggiungere due numeri a quanto espresso dal sindaco. Durante l'anno abbiamo approvato due variazioni di giunta. Prima del 3 gennaio è ratificata numero 8 del 7 marzo, la numero 13 ratificata con delibera di Consiglio Comunale 7 del 7 marzo, la 95 il 17 maggio ratificata con numero 16 del 13 giugno e la delibera 137 del 9 luglio in attesa di ratifica. Questo perché volevo annunciare queste delibere? Perché stando il breve lasso di tempo da quando abbiamo approvato questi atti e la stessa variazione di bilancio fatta in Consiglio Comunale del 13 giugno, il breve lasso di tempo che intercorre tra le variazioni fatte ad oggi hanno fatto scaturire sì che non vi fosse necessità di spostare alcun fondo, quindi da capitoli di spesa. Lo stesso per quanto riguarda i capitoli di entrata. Ad oggi il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'avanzo risulta più che soddisfacente. Come già avete visto nell'approvazione del rendiconto 2023, noi quando andiamo a approvare il rendiconto liberiamo sempre una parte del fondo. Anche quest'anno faremo la stessa cosa, in sede di equilibrio potevamo liberare parte del fondo se avessimo avuto una carenza di stanziamenti, quindi per provvedere alla salvaguardia degli equilibri. Dato che non c'è stata questa necessità, lo faremo quando sarà più opportuno in sede di rendiconto, quando diventa obbligatorio. Ad oggi la riscossione sui residui è pari al 37% ed è in linea a quella degli anni passati. La stessa cosa per quanto riguarda invece i pagamenti, ci troviamo al 58,71%. Questa differenza è data dal fatto che i pagamenti devono essere fatti entro l'anno successivo, mentre gli incassi possono essere anche traslati di uno o due anni. Quindi siamo in linea con quanto previsto dalla normativa. Ancora volevo aggiungere che per quanto riguarda i pagamenti della competenza, siamo intorno al 40%. Se andiamo nel dettaglio delle missioni, la prima missione e la terza sono le missioni più importanti del bilancio, siamo intorno al 34% del pagamento di competenza, mentre gli incassi del titolo secondo derivanti da trasferimenti correnti è il 73%. L'addizionale comunale che l'anno scorso, ricordate, abbiamo incrementato a 3,5 milioni, abbiamo incassato ad oggi il 57%. L'imposta di soggiorno stiamo al 63% e quindi la stagione non è ancora terminata, quindi sicuramente incasseremo più della previsione, quindi probabilmente faremo entro novembre ulteriori variazioni di bilancio, se sarà necessario. L'IMU siamo al 44% dell'incasso, quasi in linea perché la media deve essere il 50% al primo semestre e 50% al secondo. Questo è il dato al 15 luglio, qualcuno che ha pagato in ritardo, quindi avremo ancora degli incassi da registrare. Ulteriori dati che sono significativi per una presa d'atto di una delibera che con il sindaco è fondamentale per l'ente è la presenza di un fondo crediti da residui pari a 12.866.769,30. I nostri accantonamenti sono pari al 90% dei residui di bilancio. Questa è una garanzia totale per chiunque questa sera approvi il documento, nel senso che rende molto palese il fatto che il nostro ente non ha una stabilità soltanto corrente di bilancio ma anche dei residui, quindi abbiamo dei fondi crediti che riescono a tutelare in qualsiasi caso, anche se oggi non facessimo più nessun incasso saremo in grado di poter cancellare tutti i residui previsti nel nostro bilancio. Un altro dato fondamentale è che ad oggi non abbiamo alcun debito fuori bilancio, né comunicato né presuntivo. Il fondo causa di soccombenza quantificato dall'avvocatura è più che capiente, pari a 1.470.000, l'abbiamo incrementato con l'ultima, abbiamo prelevato dal fondo circa 200.000 l'ultima volta, da dati forniti dall'ufficio avvocatura questo dato potrebbe essere anche portato a ribasso in quanto alcune case sono state vinte. Altri dati che possono essere rilevanti non vi sono perché, ripeto, abbiamo fatto da poco fa una variazione, quindi non ci sono dati che possono essere importanti da portare alla vostra attenzione. Se ci sono domande siamo pronti per rispondere. Grazie, dottor Barbato. Ci sono interventi? Consigliere Marongiu. Buonasera a tutti i cittadini, quelli che comunque sono collegati, quelli presenti. Volevo ringraziare gli uffici e ho colto l'input che è stato dato dal dottor Pravato proprio durante la commissione.
perché al di là dell'analisi dei numeri abbiamo parlato di, cioè, sono state messe in evidenza alcune cose, anche come questo comune si possa essere distinto e l'amministrazione premiata nel 2016-2017 attraverso Arata, una ricostruzione che ha portato a questo equilibrio finanziario. Quindi mi è piaciuto proprio il lavoro che è stato in qualche modo dettagliato anche in questi due anni per permettere a noi consiglieri di comprendere meglio. In quel contesto ci ha parlato del sistema Accrual e questo io credo che sia importante da far presente ai cittadini, anche ai colleghi consiglieri di minoranza, di maggioranza, perché la contabilità cambierà nel 2025-2026 e quindi passeremo a un sistema economico patrimoniale. Quando lei ci ha detto comunque in qualche modo di documentarci, questo per me è stato un input importantissimo, perché comunque oggi possiamo fare riferimento ai principi contabili internazionali per il settore pubblico, quindi c'è un adeguamento anche ai paesi europei e soprattutto questa action plan che ci consente in qualche modo di coordinare alcune azioni, di ridefinire il piano dei conti, ma in qualche modo anche cercare di interagire in maniera integrata con dei moduli sul fattore gestionale in un unico sistema, in modo tale che il profilo finanziario, economico e patrimoniale venga in qualche modo allineato. Però qua ci sono dei benefici. I benefici possono essere non solo quelli della trasparenza e della leggibilità delle informazioni, ma anche delle performance. Perché racconto queste cose? Perché nella ricerca di cui lei ha dato input ho trovato un bellissimo convegno che si intitola La contabilità accrua nelle amministrazioni pubbliche. Quindi, visto che noi della minoranza non siamo qua solo per alzare o non alzare la mano, ma anche per proporre, quello che propongo in questa massima assise è cercare di fare un convegno in modo tale che noi consiglieri siamo aggiornati, perché qua non solo gli impiegati devono sapere qual è l'evoluzione in questo campo, anche noi dovremo saper leggere i bilanci in maniera differente. Quindi il mio invito è a pianificare nei prossimi mesi un convegno che tratta proprio di questo tema, perché la formazione è fondamentale. Ricordo che qualche anno fa un precedente segretario comunale ci aveva riunito in un paese della provincia per cercare di mettere insieme delegati di minoranza e di maggioranza con consiglieri e assessori, e lì abbiamo fatto una formazione continua e costante, delle giornate intere, e dopo abbiamo affrontato anche i consigli comunali con un altro spirito. Questo è il mio invito propositivo. Grazie consigliera Marongiu. Ci sono altri interventi? Nessun intervento? Dichiarazione di voto? Prego, consigliere Fierli. Grazie Presidente, buonasera al Sindaco, alla Giunta, ai colleghi consiglieri, a chi ci ascolta e ci vede su Centrale Radio, ai presenti in aula, al Segretario Comunale. Chiaramente abbiamo sentito che è un discorso matematico, un discorso tecnico. La nostra è una dichiarazione prettamente legata a un documento tecnico, a un documento chiaramente previsto dal TUEL, un documento previsto dalla legge e anche poi la legge costituzionale, e comprende anche quindi in questo caso l'articolo 81 della Costituzione, e parliamo di un documento che va a contribuire alla stabilità e alla crescita dell'ente, e quindi parliamo di un aspetto economico. La cosa più importante che ci viene da pensare è quello chiaramente legato a un equilibrio che esiste e che questa amministrazione sta mantenendo, e soprattutto sta portando un'efficienza possibile per far sì che si possano fare progetti e programmazioni. Gli organi importanti, i documenti importanti sono l'organo di previsione, in questo caso c'è anche quello consultivo, e l'equilibrio e l'assestamento del bilancio. Quindi ringraziamo i revisori, ma ringraziamo anche l'elaborato da parte del dottor Pravato, Barbato, che ci ha permesso insomma di con semplicità di capire i numeri e soprattutto di far sì che l'ente possa stare nel giusto equilibrio per poi continuare la sua programmazione. In questo caso
faccio una dichiarazione di voto insieme alla mia collega favorevole a questo documento. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Fierli. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione. Possiamo procedere a mettere in votazione il punto numero 2 all'ordine del giorno. Chi è favorevole all'approvazione alzi la mano. Contrari? Non ci sono astenuti. Il punto è approvato. Procediamo con la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Anche in questo caso non ci sono astenuti. Il punto è immediatamente eseguibile. Abbiamo concluso i punti all'ordine del giorno. Auguro a tutti una buona serata. Grazie.